Io pensavo che forse quelle che erano le cime tempestose oggi sono le... è tanto più esotico raccontare le pareti domestiche, cioè raccontare il tentativo di due persone di farcela, fare cosa? A incastrarsi, a fermarsi, a conoscersi, anche a capire cosa farsene di tutti i, io li chiamo gli affetti collaterali, no? Quello che noi comunque abbiamo accumulato nella nostra vita. Qui ci sono personaggi che si sono feriti, sono caduti, hanno sbagliato, però nel frattempo sono successe delle cose. Pietro ha una figlia, Lidia ha degli affetti, vedrete Pietro ha un impianto più tradizionale, Pietro è un uomo che ha preferito il progetto al sentimento fino a quel momento, e lei l'ha liberato, e lei è diverso, e lei ha pensato che l'amore senza progetto potesse durare per sempre. Tutti e due sono stati un po' traditi dalla vita, dalla loro aspettativa, e hanno dovuto fare i conti con anche cosa fare di, io lo chiamo a un certo punto il chissà dove, quel posto dove finiscono le persone che abbiamo amato, no? Chissà dove è finito quel bambino con cui all'elementare andavamo a scuola tutti i giorni, chissà dove vanno le persone quando non fanno più parte della nostra vita, è un posto straziante dentro di noi.